Accetti di lasciare a Foreman il caso. A chi telefoni? Ah, certo, non vuoi sembrare un pazzo. Sì, più o meno. Abbiamo fatto uno sbaglio? Non lo so. Non so neanche perché l'abbiamo fatto. La spiegazione che hai dato alla Caddy sembrava buona. A te sembrava. Immaginavo di trovarti a pontificare con Monocolo e Frustino. Già, hai fatto una cosa stupida. Dai, prenditela con qualcuno. Perché l'hai fatto? Perché ho dato a un essere umano la possibilità di sentire. Prova a fare a Dio la stessa domanda. Ti darà la stessa risposta. Il paziente ha anche la febbre adesso. Forse è una complicazione post-operatoria. Arnold Chiari? Non c'è debolezza muscolare. Pseudotumor cerebri? Abbiamo controllato gli occhi prima dell'intervento. Niente papilloma. Candy? Il nome della spogliarellista di Wilson era una cosa dolce. La febbre potrebbe essere più di una complicazione post-operatoria. La sua ragazza è stata male qualche mese fa, forse a causa dell'Epstein-Barr. Lolli? Miscuglio di saliva. Il virus causa la meningite e quindi l'aumento della pressione endocranica. Sono d'accordo. Taffi? Sono d'accordo. Procedete. Somministrategli ribavirina per l'Epstein-Barr. Continuo a prendere decisioni così. Rafforza l'illusione di comandare. Perché non sei nel mio studio? Perché conosco il significato della parola mio. Ho fatto una cosa folle e non muori dalla curiosità di capire perché. È stato carino. Ho messo a quell'idiota un impianto per dimostrargli quanto fosse idiota. Cosa c'è di carino? Non l'hai fatto per risolvere il caso, non l'hai fatto per salvargli la vita, l'hai fatto per migliorargliela. È stato un gesto altruista che tu hai compiuto in modo immorale ed illegale, ma... è un piccolo passo. Noi non siamo così. Non mi costringerai a venire all'addio al celibato. Lo so. E ti sta bene? Che alternativa ho?